un battesimo importante per un'opera prima, lì c'è nella città. Che emozioni stai provando? Di tutto e di più, difficile anche da decodificare. Sono emozionatissimo perché innanzitutto sto vedendo finalmente i personaggi del film, i protagonisti, Danny e Secco, che iniziano a camminare nel mondo, e è come se stessi salutando appunto due amici con cui siamo stati insieme tanto tempo. Come hai deciso di affrontare proprio per il tuo esordio un tema delicato come quello della violenza domestica e, se mi permetti, come hai fatto a convincere degli attori così straordinari a partecipare? Ma in realtà non è stato, diciamo, difficile, perché quello mi piace pensare che si siano innamorati della storia, diciamo. La scelta del tema in realtà è stata dettata dalla volontà di raccontare la violenza attraverso uno sguardo diverso, lo sguardo di un bambino, e soprattutto di tenere la violenza anche lontana dall'occhio della telecamera, ma di parlare soprattutto, di concentrarci sugli effetti, sulle cause e sulla possibilità di vincerla, soprattutto di dire di no e di scappare. A questa festa del cinema abbiamo visto un altro film parlare di violenza domestica, quello di Paola Cortellesi, una regista donna. Ecco, secondo te quanto è importante che ci sia anche uno sguardo maschile su queste tematiche, che anche gli uomini raccontino la violenza sulle donne, e che messaggio vorresti arrivasse proprio alle donne che vedranno la tua storia? Allora, guarda, più che messaggio, quello che noi cerchiamo, quello che io vorrei cercare di fare con questo film è far sentire meno sole le persone che lo guardano. Cercare di far arrivare una carezza alle persone, di dare del conforto e soprattutto di far vedere una possibilità, più che una morale, più che un messaggio, cioè appunto la possibilità di una vita diversa per le persone che vivono quello che vive Maria o quello che vive Danny. Ecco, l'ultimissima, questo bambino che ci hanno descritto come straordinario, ecco, come lo hai scelto e quanto è difficile da esordiente comunque gestire sul set un giovane talento così? Allora, è stato sicuramente difficilissimo. Perché ovviamente si ha a che fare, e la parte più difficile è proprio la ricerca fatta appunto attraverso le scuole calcio e non solo, insomma, passaparola. E è difficile, bisogna avere le idee molto chiare su quello che si sta cercando e soprattutto essere pronti a farsi sorprendere da qualcosa che non ci si aspettava. In questo caso è quello che è successo. Francesco ci ha sorpreso perché è un bambino che ha una tenerezza straordinaria, ma riesce anche ad avere uno sguardo da adulto. Grazie mille. Grazie a te.